Oggi farò la prima gara della mia vita. Vede, sei carico però. E logicamente non in auto, ma di questo magnifico sport. Chi mi segue su Instagram sa già tutto, per chi non mi seguisse vi invito a farlo. Quest'anno mi sono appassionato a questi due sport. Uno, wakeboard, e due, surf. Ma oggi dedicato al surf, wakeboard la prossima volta. Mi trovo qui a Milano al Wake Paradise e oggi ci sarà una gara e io la farò. Anche se non sono assolutamente in grado, farò le qualifiche per la gara. Lo faccio giusto per mostrare a voi quello che non so fare, perché l'ho fatto 12-13 volte. Scusa Nicolas, in cosa consiste la gara? A vincere. Consiste di, cioè devi vincere, devi cercare di dare il meglio di te stesso. Chiara, buongiorno. Buongiorno. Giorno. Buongiorno. Anche lui avversario. Giorno. Ciao. Da quello che ho capito adesso faremo 2 ore di trials, quindi tradotto prove libere, e poi ci sarà 1 ora di qualifiche. Chi passerà le qualifiche andrà domani, sabato, alla gara. Io non ci andrò mai nella vita, non me lo meriterei, quindi oggi finisce tutto per me. Poi vi presento la leggenda del Wake Paradise, è lui. Ciao ragazzi, benvenuti a Wake Paradise, viva la figa. Mi sono già comprato un mutino, che però per oggi è molto caldo, invece mi sono fatto prestare questo, che è un po' più fresco per oggi. E poi siccome mi piace spendere i soldi, ho già comprato una tavola, usata, ma l'ho già comprata, dopo 12 volte. Questa? Bella Tommy, vero? Bella, bella, davvero campione. Prenderci un po' la mano è veramente uno sport faticoso, non sembra, ma imparerò un giorno imparerò. Ok, cosa di fede, dai, vediamo, parte abbastanza bene, forza un po' la curva col bacino, non lavora tanto ancora con diciamo di slow, non è molto morbido, però a lui piace, guarda, rimanere incastrato nell'onda. Penso che manchi più di 1 ora e mezza, sono già morto, e poi ci sono anche le qualifiche, poi sono tutti fortissimi. Ginocchio destro, deve fare trail breaking, tutto giù all'inizio e poi me lo rilasci lentamente. Forza, cosa forte. La gara consiste in 3 run da 30 secondi, migliori 30 secondi sull'onda ti daranno il punteggio che era messo in classifica. Noi valutiamo fin quando tu rimani sull'onda. Ed eccoci al momento decisivo. Prima con la muta, ora senza, perché sono molto concentrato e credo molto in me stesso. Secondo me posso farcela, posso vincere il mondo. Sono credibile? No. Divertiamoci, che gli altri sono più forti. Ale! Attenzione. Applauso a Federico, possiamo anche farglielo. Sto andando a consegnare una mia tuta Ferrari al vincitore. Il vincitore che è uno di voi che ha partecipato al contest. Voglio regalare questa mia tuta Ferrari a uno di voi, che casualmente è una persona che conosco già. Proprio lui! Ciao a tutti ragazzi, come va? Sono Francesco, vincitore di questa splendida tuta. Non me lo sarei mai aspettato. Prima volta in vita mia, non si sa come. Allora, casualmente, ma proprio casualmente, perché l'ha vinta proprio di
culo, diciamolo. Ci conosciamo perché il mio maestro di ballo di latinoamericano. Veramente strano la casualità di questa cosa. Allora, Fra, questa è una delle mie due tute del 2011 con cui ho vinto il mio primo campionato europeo. Ne sono molto geloso, quindi devi tenerla come se fosse la mia. La mia ora. È un bella. Po' larga però. Sì, è un po' larga, guarda che bella. Ne ho un'altra casa uguale perché sennò non te l'avrei mai data. Però anche quella. Falla vedere bene che l'ultima volta IA GT3 European Championship e l'avevo vinto. Fra, vorrei avere metà del tuo metà. Quindi mi raccomando, seguitemi anche su Instagram, perché il contest l'avevo fatto su Instagram e lui ha vinto. Ehi, però la voglio firmata, eh? Addio, anzi, arrivederci. Cosa molto molto importante: domenica 24 settembre, quindi se state vedendo questo video appena uscito, è tra 4 giorni, ci possiamo vedere e sfidare al simulatore in Merbag Milano, in via Daimler, perché Cube Controls, l'azienda che produce quei volanti, presenterà il nuovissimo volante in collaborazione con Mercedes. Non vi voglio dire tanto perché non vi voglio spoilerare niente, però ci vediamo lì. Lo guardiamo, lo useremo e ci sfideremo. Mi raccomando, domenica 24 alle 17. Saremo lì un paio d'ore insieme. Ci siamo lì. Ciao.